questo è un grembiule che ha realizzato lei. Sì, sono contentissima perché sono riuscita a fare una cosa che mi ha dato soddisfazione di me. La soddisfazione di aver imparato un mestiere e dopo soli 3 mesi di avere già tante clienti che affidano alle loro mani i propri capi da cucire, riparare, stirare. Ci sono reazioni molto diverse, a volte di sorpresa, a volte dire ah ma a me non interessa perché i lavori sono fatti bene. Lilli, Simona, Ramisa sono 3 delle 8 donne rom che ogni giorno arrivano qui nella bottega di Via Bezzecca dai campi nomadi di Via Novara e Via Triboniano per mettersi al lavoro con ago e filo. Cosa sta facendo la signora? Ho messo una cenere a progona. Progona di una cliente? Sì. Un filo per l'integrazione, la scommessa del laboratorio Taivè, progetto avviato lo scorso dicembre e promosso dalla Caritas Ambrosiana con il contributo di fondazioni e Regione Lombardia, un'alternativa concreta alla politica degli sgomberi perseguita dal Comune di Milano. Sicuramente questa è una prima esperienza di lavoro, è una prima esperienza concreta che aiuta e allena a magari trovare un lavoro poi all'esterno, un lavoro vero. Le donne sono molto puntuali ma soprattutto hanno moltissima voglia di imparare. Hanno cominciato con un corso a settembre e sono già in grado da sole di fare piccole riparazioni. Un contratto vero con la cooperativa, uno stipendio per 3 ore al giorno di lavoro, una volta alla settimana la scuola d'italiano. Anche i miei figli, vogliamo tutti cambiare, cioè proprio cambiare. Per Lilli, Simona e Ramisa questo è solo l'inizio, per tutte la speranza è una sola. Uscire dal campo, a trovarci una casa e per lavorare e continuare, speriamo.